Il rischio di autismo si può leggere, come abbiamo detto, negli occhi del bambino neonato. Guardando gli occhi di un neonato di pochi giorni di vita, in futuro potrebbe divenire possibile fare una diagnosi, precoce di autismo, anzi prima che la malattia faccia il suo esordio. È quanto suggerisce uno studio coordinato da Giorgio Vallortigara dell'Università di Trento e pubblicato sulla, rivista Scientific Reports. Italiani hanno confrontato le reazioni a stimoli di tipo sociale, ad esempio i movimenti di una mano di 13 neonati tra 6 e 10 giorni di vita ad alto rischio di malattia perché hanno fratelli maggiori autistici e 16 neonati a basso rischio. Ebbene, è emersa una netta differenza tra i due gruppi. I bebè a rischio perdono subito interesse per gli stimoli sociali, lo sguardo non è catturato a lungo da essi. I neonati a basso rischio invece prediligono in maniera netta gli stimoli sociali rispetto a stimoli diversi. Gli studiosi pensano di seguire questi bambini almeno fino al compimento del loro secondo compleanno per vedere se manifestano una qualche forma di autismo, anche lieve. Il nostro potrebbe divenire un test, dicono gli scienziati di Trento, potrebbe divenire un test predittivo precocissimo, quindi anche una via verso potenziali interventi precoci. I risultati finora sono molto incoraggianti. Allo stato attuale delle conoscenze, la diagnosi e l'intervento precoce è quanto di meglio si possa fare per questi bambini, conclude l'esperto, e la semplicità dei test li rende di facile impiego e a basso costo per la diagnosi.